Mentre bisognerà ancora attendere per capire come si organizzerà il settore trasporti, è stato rinviato l'incontro in programma oggi. Presso la Prefettura, tra i vertici delle ditte del settore e i sindacati, la scuola riparte con regole precise. Tamponi obbligatori per il personale docente e non docente delle scuole campane. Lo ha stabilito con l'ordinanza numero 70 il governatore Vincenzo De Luca. Il personale scolastico avrà, o residente in campagna, l'obbligo di segnalarsi al proprio medico, ovvero al Dipartimento di Prevenzione dell'Asia di appartenenza, al fine di sottoporsi al test sierologico e al tampone e di esibire i relativi esiti al proprio dirigente scolastico che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero per le scuole paritarie, al datore di lavoro. O residente in regione diversa dalla campagna avrà l'obbligo di segnalarsi al proprio dirigente scolastico, ovvero per le scuole paritarie al datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e o al tampone a cura del servizio sanitario regionale. Le disposizioni in questione non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio dirigente scolastico o datore di lavoro di aver effettuato anche su base volontaria test sierologico e o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020 con esito negativo. Ai dirigenti scolastici, ovvero per le scuole paritarie e datori di lavoro, è fatto obbligo di raccogliere e segnare di riferimento della scuola i nominativi dei soggetti da sottoporre a screening e di verificare antecedentemente all'avvio dell'anno scolastico che tutto il personale vi sia stato sottoposto, segnalando all'ASL di riferimento entro il 21 settembre 2020 eventuali soggetti che risultino ancora non controllati. È demandata alle ASL della Regione Campania ogni iniziativa e attività, anche con il supporto necessario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno, volta all'espletamento delle attività di screening di cui è al presente provvedimento con ogni sollecitudine in ogni caso in tempo utile alla riapertura delle attività scolastiche in data 24 settembre 2020.